Ragazzi, bentornati e ben trovati sul mio canale, io sono Magnus. Oggi siamo qui per parlare di Marvel's Avengers. Naturalmente, come al solito, vi invito come sempre a mettere un po' su, un bel commento, un bel mi piace. Visto tutto quello che hanno investito e visto come era partito così forte Marvel's Avengers, sappiamo che arriveranno a breve dei nuovi contenuti. Stanno insistendo perché ultimamente, nell'ultimo periodo, ha subito un calo drastico, ma anche di più. Tenete presente che su Steam, che era andato fortissimo, ha subito un calo del 96%. In pratica non ci sta giocando praticamente più nessuno. Ecco perché hanno preannunciato che a dicembre, l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata, uscirà una nuova espansione. Purtroppo però lo sappiamo benissimo, anche il sottoscritto ci è rimasto abbastanza male, per il semplice fatto che non subiremo, non avremo l'upgrade per le next gen PS5 e Xbox Serie X, ma dovremo aspettare 2021. Non si sa ancora una data ben precisa. Il che cosa significa? Significa che in pratica lo giocheremo su PS5 e Xbox Serie X, come se fosse una sorta di retrocompatibilità. Perché dobbiamo aspettare naturalmente un po' di tempo prima che arrivi questo upgrade gratuito. Ma parliamo di questo nuovo DLC, che nuova espansione, che uscirà l'8 di dicembre su Kate Bishop. Naturalmente Occhio di Falco, secondo Occhio di Falco, come la vogliamo chiamare? Secondo Occhio di Falco. Il personaggio non sembra male, sembra abbastanza completo anche per ciò che riguarda la fase di combattimento, e oltre al personaggio nuovo verrà naturalmente introdotto anche un nuovo pezzo della storia che andrà a collegarsi a quella principale. Naturalmente, dopo la fine di quella principale, partirà quindi con una nuova missione dove prenderà come personaggio Kate Bishop. In questa missione dell'espansione avremo praticamente la possibilità di poter guidare, personificare Kate Bishop. E la missione consisterà proprio nel ritrovare il primo occhio di falco, Clint Barton, e questo naturalmente comporterà l'arrivo di nuovi nemici, anche abbastanza forti come il Super Adaptoide, che sembra abbastanza difficile da poter contrastare. Tra l'altro poi ci sarà anche un nuovo nemico, Maestro, che è molto particolare perché, diciamo, come si può dire, sembra quasi una versione cattiva di Hulk, perché sembra in pratica una sorta tipo di reincarnazione più folle, più cattiva di Hulk, del gigante verde. E tra l'altro poi ha un'abilità particolare, ossia la sua potenza aumenta in maniera esponenziale man mano che assorbe radiazioni. Quindi sarà una bella sfida non solo poterlo affrontare, ma sarà anche una bella sfida capire se attraverso questa nuova espansione il gioco di Marvel's Avengers riuscirà ad avere un rilancio, una sorta di rilancio, semplicemente per il semplice fatto che questa è una delle prime espansioni che uscirà, visto che hanno in progetto di fare tantissime espansioni. Tra l'altro, sapete benissimo, aspettiamo anche l'arrivo di Spider-Man. Quindi speriamo che sia all'altezza, visto che, bisogna essere sinceri, l'inizio era stato veramente forte, ma abbastanza, era piaciuto tantissimo, il che significa che il gioco era piaciuto, quindi vuol dire che le basi sono ottime e sono buone. È normale che cercare di restare sulla cresta dell'onda per parecchio tempo è difficile, però non è neanche poi a questo punto, non è che poi ci aspettiamo un crollo del genere come è successo su Steam, che addirittura non ci gioca praticamente più nessuno. Scrivete sotto nei commenti che cosa ne pensate, soprattutto di Kate Bishop, se vi piace come personaggio secondo Occhio di Falco. È strano che dobbiamo chiamarla Occhio di Falco, non lo so, mi fa sempre un certo effetto Occhio di Falco. Io penso sempre a Clint Barton quando penso a Occhio di Falco, però vabbè, dobbiamo naturalmente calcare la mano anche per i nuovi personaggi, quelli là femminili. Ci vediamo al prossimo video!